ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Sportello Reclami. Raccogliamo la protesta di coloro che sono stati promotori del Museo Amaranto. Abbiamo Stefano Turchi e un altro Enrico promotore, Bianchini. Enrico Bianchini. Allora, entrambi sono qui per raccontarci cosa sta accadendo con i locali che sono stati assegnati a voi, però non ancora sgomberati dalla Unione Ciclistica Aretina. Giustissimo. È un anno e mezzo che va avanti questa tiritera. L'anno scorso scrissi una lettera a Babbo Natale, gli dissi guarda se per Natale ci regali la nostra casa, perché c'era stata promessa da tempo. Bisogna tornare indietro a monte da quasi 2 anni, penso, lo stadio è in concessione totale all'Unione Sportiva Arezzo. L'Unione Sportiva Arezzo con il presidente Ferretti ci hanno assegnato i locali per creare questo Museo Amaranto. Il Museo Amaranto è un qualcosa rivolto alla città, non è niente di privato, non è una società sportiva e quindi con aspettavamo i locali. Ecco, nel frattempo te hai raccolto tantissimo materiale, lo diciamo per chi ci segue da casa. Sì, abbiamo 220.000 foto, abbiamo 130 maglie e ti dico che la cosa ingrossa sempre più grazie a tanti tifosi che mi vengono a trovare e mi portano quello che hanno, grazie a tanti ex giocatori anche sparsi in tutta Italia. E abbiamo con noi all'interno del museo, fra l'altro, il presidente onorario Giorgio Perugia, che ha fatto la storia del calcio ad Arezzo. Il suo babbo era nel primo Arezzo, lui è stato uno dei baluardi degli anni 50. I locali, succede che da un anno e mezzo noi non riusciamo a entrare. Qui dentro c'è una società sportiva, quindi una società sportiva come ce ne possono essere mille ad Arezzo, che occupa in maniera abusiva questi locali, che usufruisce della luce, di tutte quelle che sono le utenze, senza pagare niente, perché è tutto accollato all'Unione Sportiva Arezzo, e che non intende andare via. Perché non intende andare via? Eppure gli è stata trovata una soluzione. Sì, loro hanno probabilmente tanti santi in paradiso, per cui loro hanno avuto questi locali, non hanno mai pagato una lira, e una lira non vogliono pagare. Eppure sembrava che questo trasloco fosse in atto, perché una ventina di giorni fa alcuni colleghi hanno testimoniato con filmati e foto l'Unione Ciclistica Aretina e i dirigenti di questa società che stavano portando via un po' di materiale. Sembrava che fosse iniziato, diciamo sembrava, perché ancora di fatto noi i locali ne abbiamo solo una parte, che è l'unica stanza che effettivamente ci hanno liberato, ma tutto il resto, che sono ancora in uso all'Unione Ciclistica Aretina, sono pieni di materiale che devono portare via. Quindi noi siamo becchi e bastonati. Lui diceva ha fatto la lettina a Babbo Natale, ma dopo si è fatta anche quella della Befana a vedere se si riusciva. È passato quasi un anno e ancora né Babbo Natale né la Befana ci hanno portato niente. Ora speriamo che si riesca finalmente a smuovere qualcosa. Noi l'unica speranza, come ha detto Stefano, è giustamente quella di dare un servizio alla città senza scopo di lucro alcuno, perché alla fine la memoria che può portare la presenza di un museo, della squadra, della città, può dare quel senso di appartenenza in cui più salotti è stato sentito e detto che manca. Ecco, allora dateci una mano tutti a vedere se riusciamo a creare questi ambienti. A Perugia l'hanno fatto, vediamo se si fa anche noi, invece di continuare a bubare, visto che ci siamo tutti bubatori. Stefano, ecco, quello che voglio mettere ancora una volta in evidenza è che comunque l'Unione Ciclistica Aretina non è che uscendo di qua è in mezzo a una strada, gli è stata trovata una soluzione, giusto? Una soluzione. Allora perché non lasciano questo? E fra l'altro, scusa Massimo, è roba proprio delle ultime ore, siccome continuano loro a piangere, l'Unione Sportiva Arezzo, nella persona del dottor Zavaglia, ci ha dato l'autorizzazione a far sì che loro possano togliere la roba di qui, appoggiarla momentaneamente e, fra parentesi, momentaneamente, quindi non uno spazio di tempo lungo, dove appoggiare
la roba che hanno qua dentro per liberare definitivamente. Questo nel giro di un paio di giorni, cioè è finito il tempo delle mele. È finito. Noi abbiamo avuto un grosso rispetto, anche perché io non capisco, si vanno, io ho letto sui post di alcuni di loro dove si auguravano fra l'altro anche il fallimento, e questa è una cosa nota in giro, dell'Unione Sportiva Arezzo, cioè da Aretini complimenti. E questo è bruttissimo, mettere in contrapposizione due sport. Io il ciclismo a me è sempre piaciuto, ognuno gli piace uno, gli piace l'altro, però ecco, questo augurarsi il fallimento dell'Unione Sportiva Arezzo, penso che sia, cioè, un cervello proprio bacato che scrive queste cose. Allora fa una girata, che è meglio, piglia la bicicletta, va a Perugia, vai a Siena, quando te pare, levati da qua. Temporaneamente ci fermiamo un attimo, restate con noi, a tra poco. Seconda parte di Sportello Reclami, eccoci all'interno dell'unico locale che al momento è stato sgomberato dall'Unione Ciclistica Aretina, e siamo sempre con gli amici Enrico e Stefano. Stefano, il problema è che dietro questa porta ci sono altre quattro stanze che però sono state tutte quante occupate ancora dall'Unione Ciclistica Aretina, sono piene di materiale dell'Unione Ciclistica Aretina. Sì, noi un mesetto fa ci hanno consegnato la chiave, mi chiamano dall'Unione Sportiva Arezzo, mi dicono: guarda, c'è la chiave del museo, se arriva qui, se entra dentro, cioè, che è un museino questo, ci si può fare un torneo di calcio balilla, ma più di quello di subbuteo, ma non riesci a fare, perché la gran parte dei locali è al di là di questa stanza. Ci sono quattro stanze. Ci sono quattro stanze, io sono entrato due volte. Voi avete la chiave solo di questa stanza? Solo di questa stanza. Solo di questa. Da qui in avanti off limits. Sì, off limits è pieno di oggetti dell'Unione Ciclistica Aretina. Devo ringraziare il dottor Zavaglia, perché io ieri sono stato a parlare con il dottor Zavaglia, che ha concesso all'Unione Ciclistica Aretina dei locali nei quali, a titolo proprio temporaneo, appoggiare tutto quello che è qui o quello che ci vogliono appoggiare, purché nel giro di un paio di giorni loro escano da queste parti. Sì. Noi abbiamo bisogno di entrare qui. In questo momento si è creata una grande unione di intento fra Orgoglio Amaranto, Museo Amaranto e Curva Minghelli. Questo significa: noi non abbiamo santi nel paradiso politico, o, come ti ho già spiegato una volta, nel paradiso della stampa. Allora Stefano, speriamo di riuscire a contribuire a risolvere questa situazione che si sta trascinando da troppo tempo. Allora, noi salutiamo Enrico e Stefano e andiamo in comune a sentire la versione di Tiziana Nisini, che è sempre stata particolarmente sensibile a questa iniziativa. A proposito di questo, io volevo proprio ringraziare l'assessore Nisini, perché è l'unica persona che veramente ci sta mettendo tutto e per tutto per darci una mano. Noi la ringraziamo, e la ringrazio a nome di tutto il Museo Amaranto, perché ci sta dando veramente una grossa mano. Allora, e noi andiamo a sentire la Nisini e poi torneremo qui per la replica della Unione Ciclistica Aretina. Ci conferma, assessore, che all'Unione Ciclistica Aretina è stato trovato un locale idoneo e che ha già praticamente trasferito la sua sede? Sì, esatto. Finalmente abbiamo trovato un locale idoneo e stanno terminando lo svuotamento dei locali allo stadio. Questa questione va avanti da mesi, anch'io speravo, insomma, che si risolvesse in tempi più brevi. Abbiamo, come amministrazione comunale, abbiamo cercato di mettergli a disposizione tutti i locali che potevamo mettergli. Finalmente ne abbiamo trovato uno ad Agazzi, hanno acconsentito ad andare là e di iniziare la loro attività là. Tutto si è svolto in maniera lenta. A me dispiace, perché comunque l'intento dell'amministrazione è quello di risolvere le cose anche cercando di accontentare tutti, perché comunque sono c'è il museo che vuole aprire e vuole inaugurare, loro hanno, è un'associazione che è da 110 anni, che è presente nel comune d'Arezzo, per cui abbiamo cercato sempre il dialogo.
a rilento la soluzione l'abbiamo trovata, per cui so che gli animi sono caldi perché Facebook ormai lo leggiamo tutti, però mi sono sentita anche con il presidente, comunque stiamo cercando anche una soluzione alternativa a quelle cose che sono rimaste ancora allo stadio, perché i locali che abbiamo trovato e che loro sono andati bene sono un pochino più piccoli, per cui capisco anche le loro difficoltà, ma bisogna andare avanti, bisogna che quei locali vengano liberati e dar modo anche al museo finalmente di aprire. Allora, in conclusione di questo appuntamento con Sportello Reclami, ovviamente e doverosamente diamo il diritto di replica all'Unione Ciclistica Aretina con Roberto Severe, che è il vicepresidente. Allora, si risolve questa situazione, sì o no? Ma è già risolta la situazione, già risolta, basta stiano calmi, è risolta la situazione, perché noi fra una 10 e una 15 giorni abbiamo trovato un nuovo posto, diciamo, anche se posto si vuol chiamare tra virgolette, perché non è una cosa abbastanza, rispetto a questa è tutta un'altra cosa, però fra 10 giorni 15 noi contiamo di andare via e lasciare tutto già un pezzo avanti, perché loro sono un anno e mezzo che stanno aspettando, ma non dipende mica da noi, noi è un mese che abbiamo saputo dove potevamo andare, perché fino ad allora c'era stato proposto dei posti proprio inaccettabili, forse erano stati proposti apposta adesso abbiamo trovato questo posto. Quindi le strappo la promessa formale che tra 15 giorni andate via. Sì, massimo 15 giorni, lasciamo tutto, così si chiude la diatriba, perché è venuta noia a tutti. A noi più che a loro. Poi, per carità, in bicicletta devi venire però. Sempre in bicicletta, rigorosamente in bicicletta, e dico viva la bicicletta, sempre. Bene, allora grazie a Severi, grazie a voi per la cortese attenzione, alla prossima. Ti darà, sei nato e morto qua, nato a